Glicemia alta al mattino dopo i 40 anni. Cosa fare per abbassarla? Buongiorno a tutti, io sono il dottor Davide Teggi e in questo video oggi voglio parlarti di uno dei problemi che si presentano molto spesso all'inizio dei percorsi di rinascita, dei nostri percorsi di rinascita, ovvero quello della glicemia. Ci arrivano persone che hanno un problema dicendo ho trovato la glicemia elevata quando ho fatto gli esami del sangue con valori superiori ai 100. Voglio iniziare con una speranza, voglio fare un video un po' particolare cercando di invertire un pochino quella che è la credenza e soprattutto l'approccio della medicina convenzionale. L'approccio della medicina convenzionale è volto a quello di andarti a far fare un esame, a prendere come valore di riferimento i valori di glicemia a digiuno. Innanzitutto, che cos'è la glicemia? I valori di glicemia ematica e quindi del sangue sono i valori che indicano in quel momento la quantità di zuccheri presenti a livello sanguigno. Questa quantità viene regolata da un ormone prodotto dal pancreas chiamato insulina, un ormone anabolico, l'unico ormone che va a controllare la glicemia andandola ad abbassare. Poi chiaramente per alzarla c'è il glucagone, ma ne parleremo un'altra volta. Che cosa va a fare l'insulina? Semplicemente va a traghettare gli zuccheri e permettere loro, grazie a dei recettori, per esempio i recettori muscolari chiamati GLUT4, permettono l'ingresso degli zuccheri all'interno del muscolo stesso e poi il muscolo verrà utilizzato poi per produrre energia, eccetera, eccetera. Ma quello che ci interessa focalizzarci è capire che questa glicemia, questo valore, deve rimanere abbastanza costante. Si è visto che chi mantiene meno picchi glicemici durante la propria vita riesce a vivere di più e meglio. Ora, il problema è che se io faccio l'esame alle 8 del mattino, alle 9 del mattino a digiuno, mi uscirà un valore che è un valore di quel momento, di quel preciso momento, che non tiene conto, per esempio, se io la sera mi sono bevuto una birra o ho mangiato alle 9:30-10. Se io mangio alle 7 di sera piuttosto che alle 10 di sera, cambierà la questione. Non solo, non tiene conto di tanti fattori molto importanti, per esempio come lo stress, ma quello non voglio andare a puntare su tutto quello che esiste attorno, lo vedremo dopo. Il concetto è che andare a prendere il valore solo della glicemia, non andando a prendere per esempio l'insulinemia, quindi il valore di insulina, è un errore madornale. Perché? Perché non possiamo basare, non è tanto quello che dipende, non è tanto il picco glicemico che ho in quel momento, non sono tanto i picchi il problema, ma la capacità del nostro corpo di, in risposta a un pasto chiaramente ricco di carboidrati, soprattutto ricco di carboidrati, di andare a ritornare alla condizione basale. E questo lo fa l'insulina, non lo fa chiaramente non riusciamo a trovarlo con il valore della glicemia e basta. E quindi cosa succede? Diventa fondamentale andare a vedere, soprattutto attraverso un indice che ormai per la società di diabetologia, nazionale e poi mondiali, sono, diciamo, i più importanti, no? Ovvero l'indice IBA, l'indice OMA. L'indice OMA è un indice che prende in considerazione appunto anche l'insulinemia. Prendiamo la glicemia a 98, che non ti fa venire di fuori sulla carta dei tuoi dosaggi l'asterisco, ma una glicemia 98 con un'insulinemia bassa, per esempio a 4, a 5, sarà ben diversa rispetto a una glicemia 98 con un'insulinemia elevata, per esempio a 20. E questo è un parametro preso in considerazione dalla medicina funzionale e dalla medicina anti-aging. Ed è un parametro molto importante. Perché? Perché ti dà la capacità, ti dice la capacità che ha l'insulina di fare il suo ruolo e quindi di essere efficace. E quindi se il pancreas alle 8 del mattino avrà prodotto tantissima, deve produrre tanta insulina per poter abbassare la glicemia, ci potrebbero essere dei problemi
recettoriali, funzionali o problemi proprio di carenza numerica di insulina nel sangue e quindi di produzione del pancreas. Capiamo bene quindi come la differenza tra il singolo valore della glicemia a digiuno oppure utilizzare il rapporto anche con l'insulina è molto importante. Poi ci sono degli altri test che possono essere presi in considerazione che hanno una grandissima valenza, come per esempio la curva da carico di glucosio che viene effettuata in ospedale. Ma per esempio un esame banalissimo che potresti andare a fare anche semplicemente in farmacia. Ci sono delle farmacie che ti fanno l'esame dell'emoglobina glicosilata, ovvero che cosa indica, senza stare a entrare nello specifico dell'esame stesso, ti indica i picchi glicemici che ci sono stati all'interno del sangue negli ultimi 3 mesi, che sono molto più importanti e ti possono portare a vedere se vi è in corso un insulino resistente. Quindi una resistenza da parte per esempio del muscolo che non fa arrivare GLUT4 in superficie e non permette l'ingresso poi del glucosio stesso. Quando parlo di glucosio parlo di carboidrati e quando parlo di carboidrati parlo di dieta. Perché sto dicendo questa cosa? Perché il fattore fondamentale che si è visto da tanti studi non vede come primario l'ingresso e la quantità di carboidrati assunti dalla dieta, ma come primario è chiaramente la restrizione calorica. Infatti ci sono tantissimi studi che evidenziano come il controllo della glicemia viene effettuato principalmente con una dieta ipocalorica, quindi con della restrizione calorica, che è un fattore molto più importante dell'introduzione del carboidrato stesso. Con questo non voglio dire che non contano i livelli di carboidrati assunti dalla dieta, ma conta principalmente la restrizione calorica. La restrizione calorica abbinata a un esercizio fisico. Infatti l'esercizio fisico è il secondo fattore complementare principale per andare a controllare il livello glicemico. Dopo vedremo bene quale tipo di esercizio fisico in particolare. Ma l'aspetto sul quale mi voglio focalizzare è che se in questo momento hai un problema con una glicemia elevata, la prima cosa è iniziare a indagare non soltanto col parametro stesso, ma iniziare ad indagare eventualmente anche facendo questi esami che ti ho detto, l'emoglobina glicosilata e poi andare a vedere anche i livelli di insulinemia. Chiaramente dovrà essere un medico che ti farà fare tutti questi esami. Quello in farmacia lo puoi fare benissimo da sola e quindi puoi vedere se questo livello, i picchi nel sangue degli ultimi 3 mesi sono stati particolarmente elevati oppure no. Quindi abbiamo visto che ciò che conta sono i livelli di glucosio e il livello di carboidrati introdotti principalmente dalla dieta e soprattutto la capacità del nostro corpo di rispondere a questa. Viene tanto incensato, si sente tanto sul web e in giro, video che parlano dell'indice glicemico, ma poi che in sostanza che indica la qualità dell'alimento stesso, ma ciò che è più importante della qualità, ti ho già detto, essere la quantità, quindi il carico glicemico. Infatti se io vado ad assumere un cibo ad alto indice glicemico ma una quantità ridotta, sarà ben diverso che andare ad assumere un cibo a basso indice glicemico, che è l'errore che fanno in molti, ma assumerne una quantità elevatissima. Quindi la glicemia è più che altro l'aumento della glicemia, il controllo della glicemia è messo in relazione fortissima con la quantità del cibo più che la qualità. Chiaramente ci sono dei cibi che sono a bassa densità energetica che sicuramente ti faciliteranno l'ingresso in un nuovo regime calorico che ti permetterà chiaramente di dimagrire e perdere peso, ma soprattutto avere la glicemia più controllata. Se sei normopeso, l'attenzione che va posta, quindi se hai un peso dove non necessiti per forza di dimagrire, probabilmente devi andare a cambiare e a prendere determinati accorgimenti nella dieta, con per esempio una migliore ripartizione dalla colazione al pranzo alla cena dei macronutrienti, carboidrati, proteine e grassi. Quindi all'interno del piatto evitare di avere un piatto troppo ricco di carboidrati, scegliere la qualità, quindi magari dei cibi integrali che sono soprattutto ricchi di fibre. Sì, perché come ti ho detto prima, ciò che conta fondamentalmente è anche la velocità con la quale questo picco glicemico
glicemico indotto dai carboidrati tende a ritornare in basso, e quindi la capacità del nostro corpo di assorbire glucosio. Ecco, si può agire appunto sull'assorbimento del glucosio andando ad avere un'alimentazione nel pasto stesso ricco di fibre, perché le fibre rallentano poi lo svuotamento poi intestinale e tutto quello che effettuano, per esempio, hanno un effetto chelante sugli zuccheri. I grassi e le proteine, soprattutto i grassi, sono importanti appunto perché allungano i tempi digestivi e quindi l'assorbimento del glucosio stesso. Quindi gli aspetti fondamentali te li ho raccontati. Un aspetto sul quale vorrei andare a farti capire qualcosa in più, dopo che ti ho spiegato come andare ad alimentarti, principalmente è l'allenamento. Ora, la glicemia dopo i 40 e i 50 anni è molto più difficile da andare a gestire rispetto a quando ne avevamo 20, ma se tu prendi gli accorgimenti che ti ho spiegato con l'alimentazione, ci metti di fianco un allenamento a moderata intensità attorno ai 150 minuti alla settimana, come le linee guida ci propongono, andando ad alternare una giornata con un'attività moderata e una giornata con un'attività intensa, andrai ad aumentare per esempio il numero di mitocondri cellulari. I mitocondri, ne abbiamo parlato tante volte, sono delle centrali energetiche importantissime cellulari, dove avviene la produzione di energia. E quindi che cosa succede? Succede che all'interno, avendo più mitocondri efficienti, ci saranno delle situazioni che si verranno a creare dove avremo molta più energia disponibile, energia degradata dai nutrienti, che sarà trasformata chiaramente poi in parte in energia, in parte poi in calore. E quindi ti ho spiegato che cosa andare a fare: rimetterti in moto, muoverti un po' di più, alternare attività aerobiche ad attività invece anaerobiche, non far passare troppo tempo da una seduta all'altra, perché si è visto da determinati studi che c'è una finestra importante dopo l'esercizio, che è denominata la finestra dove aumenta la sensibilità muscolare all'insulina. Quindi il nostro muscolo recepisce meglio il recettore, con i suoi recettori recepisce meglio il segnale insulinico d'entrata del glucosio. Quindi in questo momento hai tutte gli strumenti per poter davvero abbassare la tua glicemia. Se questo non ti basta e vuoi un supporto H24, puoi chiedere l'ingresso all'interno dei nostri percorsi, che non sempre sono aperti al pubblico, perché non seguiamo tutti, seguiamo determinate persone con le quali siamo sicuri di raggiungere un risultato, proprio perché andiamo ad intervenire dove loro non sono stati in grado di intervenire, oppure semplicemente hanno bisogno di una guida che gli imposti tutto quello che ti ho raccontato nel video e che li aiuti a davvero a rinascere, che li aiuti davvero a ritrovare un benessere che gli permetta anche di avere più energie durante la giornata, perché i picchi glicemici più sono ridotti, più avremo un'energia stabile, un umore stabile per tutto il giorno, e avremo anche un sonno riposante.